Benvenuti signori e signori nella continuazione del nostro tutorial di come fare il vestito di Gandalf il Bianco e oggi siamo pronti per continuare la nostra avventura nella Terra di Mezzo. Quindi signori e signore, oggi cosa faremo? Oggi faremo l'originale perché noi l'altra volta ci eravamo fermati a questo rosino bellino e oggi invece finiremo. Quindi, ricapitolando, cosa ci servirà? Anzi, ricapitolando, che cosa abbiamo fatto nel tutorial vecchio? Nel tutorial vecchio abbiamo fatto il modello per questo, abbiamo fatto questo per vedere se il nostro modello andasse bene e tutti i vari ghirigori andassero bene, e ora possiamo passare a farlo sulle vere stoffe, quindi siamo sicuri che non roviniamo le nostre stoffe che abbiamo comprato, che alcune stoffe sono anche costose, quindi non vogliamo rovinarle, e quindi siamo pronte per iniziare il nostro tutorial. Quindi oggi vi servirà la stoffa bianca, quella esterna per fare la parte esterna, la stoffa per imbottire l'interno, quindi la stoffa per far vedere meglio i nostri ghirigori, e un cotone bianco più sottile, tipo un cotone del genere, per fare praticamente l'interno, per cucire e rifinire gli interni, quindi nel momento in cui avete il vostro gilet e lo aprite dentro, cioè lo guardate, non vedete all'interno la parte gialla, ma è una cosa più, come si chiama, una cosa più professionale, perché noi siamo professionali, perché per andare nella Terra di Mezzo bisogna essere professionali. Quindi, bando alle ciance, iniziamo col tutorial. Ok, ecco qui, queste sono le stoffe che ho ritagliato, quindi abbiamo quella bianca e quella gialla, che serve per l'imbottitura del nostro vestito, per avere i ghirigori in rilievo, come dicevo prima. Quindi iniziamo con la nostra bellissima stoffa. Le mettiamo bianca e gialla una sopra l'altra e le cuciamo insieme, perché così mentre facciamo i vari ghirigori non ci sfugga di mano e ci freghi, cioè ci rovini il vestito. Dopo iniziamo a colorare, a fare il segno di tutti i ghirigori, il modello di dove andranno, di dove faremo le cuciture per fare il disegno dei nostri bellissimi ghirigori. Ok, dopo aver fatto il petto, la parte bassa, ora dobbiamo fare la parte superiore, il colletto. E lì sono solamente dei rombi, quindi sono delle linee dritte che intersecandosi tra di loro fanno dei rombi. Io ho utilizzato la mia scrivania che ha delle linee rette per vedere dove unirli, come fare a unirli, cioè come fare la linea dritta. Seguendo le varie linee ho fatto i puntini. Ora, visto che la parte davanti e la parte dietro hanno tutti questi ghirigori, questi fiori bellissimi, queste foglioline bellissime, ce ne vuole un po' per farlo, quindi prendete il vostro tempo, fate una linea, due linee, tre linee, quattro linee, cinque linee, ricordatevi di essere il più lenti possibile, anche se dopo un po' uno si rompe le balle e va velocissimo. Però quello, vabbè, se riuscite a farlo giusto, seguire bene le linee, allora potete farlo veloce quanto volete. Dopo aver fatto i ghirigori, dovete passare con le linee rette in mezzo ai petali dei fiori per far vedere la venatura tra la vena principale della foglia. Praticamente abbiamo la fogliolina e poi ogni fogliolina ha la linea in mezzo che gli passa. Un sacco di dettagli, un sacco, ci vuole un po' di tempo perché è molto elaborato come cosa. E un mio consiglio, perché io ho fatto un errore, quando ho cucito il petto, la parte bianca e la parte gialla insieme, io ho usato il filo d'oro e poi l'ho dovuto togliere tutto. Invece se voi usate il filo bianco, all'esterno non si vede, non dovete toglierlo, perché io ho seguito il perimetro, non dico quando ho cucito i fiorellini, quando ho cucito il perimetro giallo con il perimetro bianco insieme, cioè la stoffa fuori e la stoffa dentro tutta insieme, e avendola cucita con il filo d'oro dalla parte esterna si vedeva, e quindi si vedeva una linea estranea ai fiorellini, quindi ho dovuto poi togliere tutto il filo, mentre se voi lo fate col filo bianco non si vede niente. E comunque è tutto così,
è tutto che si cuce, tutte ste linee, due balle, dopo un po' tu sei lì che dici ma no, quando finisce? E dopo lo cucite tutto insieme, prima io vi consiglio di iniziare dalle spalle, poi il lato e poi... E dopo spalle e lato e poi praticamente è quasi finito. Il problema del fatto che ci sono così tanti ghirigori è che poi vi perdete dei ghirigori e quello girano un po' le balle. Ora, dopo aver finito tutta la parte esterna, è il momento di fare l'imbottitura. Quindi il mio consiglio è, prima di fare la V, prima cucite le stoffe che riguardano la V del colletto e poi lo piegate verso l'interno, cucite la stoffa per far sì che non... la stoffa sempre dell'interno per evitare che sfugga all'esterno e che rimanga bella compatta, e dopo potete iniziare a cucirla tipo sulla spalla o per fare la manica. Vi consiglio di dividere la federa come avete diviso il modello esterno, perché io all'inizio avevo provato a farlo tutto insieme, quindi un pezzo unico davanti e un pezzo unico dietro. Il pezzo unico lo potete tenere dietro perché quello è irrilevante, mentre davanti dovete per forza tagliarlo a metà, perché sennò non riuscite a girarlo praticamente e non potete farlo combaciare, non potete girare gli orli. Infatti io adesso sto mettendo gli spilli delle due estremità e anche il dietro, e poi li cucio dopo, e poi posso girare la stoffa dell'imbottitura, non dell'imbottitura, ma della fodera all'interno. Ed ecco qua come è finito. Vedete? Tutti i rettangolini qui, barra rombi. Poi ovvio non è tutto perfetto, tipo qua un po' piccolo, qua un po' più storto. La vita è. Poi un mio consiglio: quando cucite la parte interna è praticamente tagliarla a metà qua, e prima cucite questo, poi cucite questo, poi lo girate all'interno, cucite qua perché rimanga bello stretto, cioè che rimanga rimanga lì e non vi si, come dire, vi si gonfi, e poi dopo cucite qui all'interno e potete passare a fare i bordi. Poi qui la parte delle spalle l'ho solamente rivoltata verso l'interno e cucita tutta questa parte qui, e così avete l'interno che è anche bello, perché sennò, se no, se non avessi messo questa, si vedeva tutta la stoffa arancione, che non era proprio un bel vedere. E visto che per mettersi questo gilet qui con tutta la tunica è molto difficile, io gli ho messo qua il velcro, sia di qua, che così io mi infilo per diagonale così e poi lo chiudo. E così è terminato il nostro bel gilet. E benvenuti, signori, alla fine del nostro tutorial, quindi... noi adesso, vedete, mi sono fatto questo stile nuovo con i baffetti neri, come sulle pensieri nel Belgio per migrare, e mi sono messo la tunichina. Questa tunichina l'abbiamo fatta nel tutorial precedente, quindi se volete vedere anche come fare la tunica che è sotto
il gilet di Gandalf, anche se non è proprio un gilet, andate a vedere, vi metterò il link sotto in descrizione, voi pigiate la freccettina, vi esce tutto il cassettino, voi andate lì, pigiate, dite voglio vedere questo e vedete anche come si fa la tunichina sotto. Quindi bando alle ciance che noi siamo qui molto ansiosi ed eccolo qua, signori, il nostro bellissimo gilet da battaglia. Non credo, vabbè, lo chiamo gilet perché più o meno è un gilet, però non è particolarmente un gilet. Ora potete vedere com'è il nostro gilettino, carino, eh? Guardate anche all'interno, vedete? Questo è con anche la fodera all'interno, perché sennò si vedeva tutto il giallo dell'imbottitura, invece così è proprio una cosa, vedete, molto da Gandalf il bianco, guardalo qui, bellissimo, bellissimo. Poi, ora il dubbio che mi è venuto, non so se questa parte qui con i rombi continui anche dietro, io non l'ho fatto perché anche non è che si veda molto nel film, perché una cosa che ho notato guardando il film, cercando tutte le immagini per vedere i vari dettagli del vestito di Gandalf, che non ci sono, non è che si veda particolarmente tanto Gandalf il bianco, si vede pochissimo, e perché poi lui ha anche tutto il suo mantellone coatto gigantesco. Quindi non si vedono i particolari di questi, però ora io direi che possiamo provarla. Quindi vedete, si apre di qui, io ci infilo la mia manichina, più o meno, guarda qua, mi ci infilo pure io, tiro la manichina, io qua, qui poi, mi mangio un po' la pappa, qui poi, ovviamente qui, se trovate anche uno strappo un po' più lungo è meglio, perché il mio è un po' troppo corto, devo allungarlo. Però poi voi, eccolo qua, vedete il gilet? Poi prendete una cintura, che Gandalf ha la cintura bianca, ovviamente io adesso non ce l'avevo quella bianca, però più avanti la prenderò e ve la mettete, boom! E poi qui tirate, tac, qui si strappa un pochino, cioè lo strap si apre, quindi bisogna anche trovare un modo per fermarli, e siamo pronti! E tadan! Ora siamo pronti per andare in guerra! Noi siamo Gandalf il Bianco, Grigio Pellegrino, è così che mi chiamavano. Ora io sono Gandalf il Bianco. Vedi, vedi che magia è questo? Il nostro lavoro, questo è il sudore del nostro lavoro, vedete? Con la manichina, con la doppia manichina come nel film, con... Vabbè, questo è del vecchio tutorial, però tutto sommato. Poi questa barba l'ho comprato su eBay, veniva da Hong Kong e l'ho pagata anche poco, perché questa qui, che è come se fosse vera, sembra vera, l'ho pagata intorno ai $24. Poi ho comprato anche i baffi, però adesso, avendo la mia barba, non avevo voglia di radermi e attaccarmeli, perciò lascio i baffi neri come esili pensieri. E la parrucca, questo lace front, tipo intorno ai $30. E praticamente così avete il vestito di Gandalf. Poi io sono stato fortunato che qui ho trovato un negozio che vende tipo le stoffe a basso prezzo, tipo il cotone per fare la tunica l'ho pagato tipo un dollaro alla yarda. E così avete il bellissimo vestito di Gandalf, lungo, magico, bellissimo, e siete pronti per andare a combattere in mezzo a Minas Tirith tra le mura e guardare giù e fare i troll, la battaglia dei troll, capito? Capito? E così finisce il nostro tutorial. Quindi, signori, spero che vi sia utile questo tutorial nel fare il vostro costume di Gandalf, che so che siete intrepidi, siete lì tutti fremitanti e pronti per fare il vestito di Gandalf. Quindi, mano alle forbici e iniziate a fare il vostro vestito di Gandalf. E noi ci vediamo nel prossimo video, dove farò il tutorial di come fare il vestito di Jack Sparrow. Quindi state sintonizzati e noi ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Cucite sciocchi!